giornate iniziano a restringersi. Esatto, perché c'è stato il solstizio d'estate e quindi siamo nel secondo giorno ufficiale della bella stagione, ecco, diciamo così. E per voi amici del Sagittario questa sarà una stagione anche ricca di avvenimenti, anche ricca di soddisfazioni, però per il momento dovete ancora parare i colpi che stanno arrivando a causa anche di questo Marte che vi rende più deboli, più attaccabili, perché vi mancano delle sicurezze, vi mancano delle certezze e soprattutto quell'ottimismo incrollabile che è sempre stata la vostra arma vincente. Mercurio in opposizione dal segno dei Gemelli vi rende anche confusionari nell'organizzazione delle vostre giornate, nel mettere in pratica le vostre idee. Per fortuna in serata arriva una bella luna, è una luna che parla di comunicazione, che parla di notizie, che parla di amicizie, ed è una luna che vi invita anche a vivere in maniera un po' più leggera, superficiale. Ogni tanto un pizzico di superficialità nella vita ci vuole, perché non possiamo sempre ingigantire i problemi, bisogna saperli anche sdrammatizzare, e questa luna ve ne dà l'opportunità. Andiamo al